Buongiorno! Oggi è il 24 dicembre, oggi è la vigilia di Natale. Sono troppo felice, lo so che domani è già Natale, quindi poi finisce tutto, diciamo, tutta l'atmosfera natalizia, anche se in realtà un pochino continua anche per i giorni successivi, però con Natale comunque finisce tutta l'attesa. Però sono felice, non so per quale motivo, perché alla fine a me piace tantissimo il Natale, quindi anche se poi finisce, mi piace viverlo e mi piace un sacco la giornata del 24 dicembre. Ufficialmente da oggi in poi sono permessi solo vestiti natalizi, quindi il mio pigiama è questo qui, che ho preso da Primark, con scritto "This is the season to be jolly", perché deve essere tutto a tema natalizio. Oggi ho un sacco di cose da fare, devo finire di sistemare la camera, che per fortuna è già sistemata dai giorni precedenti, però ovviamente ieri c'è stato Tiago, ho fatto altre cose e quindi ci sono due o tre cose da mettere a posto, però in linea generale diciamo che sono soddisfatta perché, guardate, non ci sono nemmeno i trucchi. Sulla postazione trucco è già tutto in ordine, quindi si tratta più che altro di vestiti e di rifare il letto, così. E poi qui nella mia cabina armadio c'è un po' di casino perché, diciamo, è il luogo dove tengo il disordine. La mia priorità è sicuramente la camera perché è qui dove passo più tempo e dove registro i video e dove accolgo le persone se devono venire da me. Però sicuramente qualcosa alla cabina armadio bisogna farla. Intanto mi concentrerò sulla camera, finirò di impacchettare gli ultimi regalini e penso che però gli ultimi regalini siano più che altro quelli per i cani che vi ho fatto vedere ieri. Dobbiamo finire di aprire i calendari dell'avvento, dobbiamo fare un sacco di cose, devo fare un sacco di cose, devo pubblicare il video speciale che voi ormai avete già visto perché è uscito il 24 e voi state vedendo il vlog di oggi che è il 24, il 25, devo pubblicare il vlogmas di ieri, devo fare un sacco di cose, devo farmi i boccoli per prepararmi al Natale e stasera io con i miei genitori e mia sorella, come tutti gli anni, faremo la piccola festicciola della vigilia, solo noi quattro, con la cena, il pandoro, lo spumante e i giochi in scatola. Non vedo l'ora. Quindi diciamo che anche se oggi non credo uscirò di casa perché abbiamo già fatto la spesa, abbiamo già preso tutti i dolci, pandori, panettoni che ci servivano. Quindi credo che anche se non uscirò comunque sarà una bellissima giornata, molto molto interessante, soprattutto molto natalizia. E poi oggi alle 5 e mezza esce il vlogmas, sì il vlogmas, il vlog di Onorina che ha preso il quinto chihuahua e io non vedo l'ora di vederlo, di vedere se è maschio o una femmina, di vedere cosa hanno scelto, chi hanno scelto. Ma soprattutto mi viene un sacco voglia di comprare anch'io, di comprare, di prendere o al canile, di comprare un cane anche io, il terzo cane. A me piacerebbe tantissimo avere un cane di piccola, piccola, piccola taglia, tipo Chihuahua, oppure Carlino, perché abbiamo quello di metà taglia, quello di grossa taglia, ci manca quello piccolo, no? Sì, certo che le rimarrà un bellissimo sogno. Io l'ho anche scritto nella letterina di Babbo Natale. Se proprio non sai cosa portarmi, caro Babbo Natale, a me piacerebbe un chihuahua bianco, cucciolo. Non credo che quest'anno si realizzerà questo sogno, ma non importa. Non vedo l'ora poi domani di vedere le persone che aprono finalmente i regali che ho fatto loro. Anzi, mancheranno solo la Laura e la Maddy che hanno qui i loro due regalini, ma li apriranno l'1 dicembre o 2, comunque arriveranno, sì, l'1 dicembre, certo, del 2017. No, verranno qui da me, la Laura e la Maddy, a gennaio. L'1, massimo 2 gennaio, spero l'1, così passeremo più tempo insieme. Quindi con loro ci sarà un'altra festicciola di Natale in ritardo, più che altro befana ormai. E invece domani darò gli altri regali a tutti i miei parenti, perché domani festeggio solo coi parenti come un po' tutte le persone il giorno di Natale, quindi non vedo l'ora di vedere la reazione quando apriranno i regali. Ormai sono sempre meno perché pian piano li sto dando a tutti. Ecco qui. Ah, stasera dobbiamo aprire questo, anche se è la vigilia, perché se vi ricordate questo è Cluedo, il gioco in scatola. E siccome stasera, come tutte le vigilie, è la serata dei giochi in scatola, tutti gli anni c'è questa tradizione che io e mio papà, quando andiamo a fare la spesa, una delle spese natalizie, non quella di ieri, l'ho preso la volta scorsa, praticamente regaliamo a ogni vigilia di Natale un nuovo gioco in scatola. L'anno scorso era Tabù, quest'anno invece è Cluedo.
Così lo apriamo il giorno della vigilia per anticipare un po' il Natale, tanto questo è un regalo per tutta la famiglia, così ci possiamo giocare. Mentre gli altri regalini sono qui e non vedo l'ora di consegnarli. Ovviamente domani, che è Natale, filmerò la reazione di quante più persone posso, soprattutto di mia sorella, ma non filmerò tanto la mia reazione, o comunque il mio aprire i regali, perché farò il video dedicato ai regali di Natale, quindi se ve lo faccio già vedere nel vlog poi non c'è più la sorpresa. Però sicuramente tra oggi e domani vedrete un sacco di cose natalizie che chi non è ancora entrato nello spirito natalizio non avrà scelta, dovrà essere natalizio. Un'altra cosa da fare tra le mille cose è anche rimettersi lo smalto, ovviamente rosso, me lo sono già rimessa. E quello che ho scelto è della Essie, si chiama Forever Yummy, praticamente è il rosso che uso sempre, visto che rigorosamente a Natale le unghie devono essere rosse. Adesso sto scendendo perché è pronto da mangiare, diciamo che oggi ho iniziato il vlog non proprio appena mi sono svegliata, ma un pochino più tardi. E adesso vediamo che cosa c'è oggi per pranzo. Chissà. Il pranzo di oggi in molti paesi è più una colazione che un pranzo, perché guardate... Ho fatto un toast solo con la sottiletta perché non mangio la carne, e qui ci sono altri due toast senza niente perché ci ho messo sopra l'uovo, e qua ci sono dei pezzettini di formaggio. Buon appetito! Boccoli fatti, e diciamo che mi sono venuti... soprattutto da questa parte molto boccolosi, però meglio così, così se stanotte ci dormo sopra non si rovinano ma rimangono, oppure domani mattina se mi si sciolgono li ripasserò, dopo mi sistemo meglio, aiuto. E ho messo la lacca perché l'ho comprata e adesso finisco, oddio una cimice, aiuto, finisco di montare i pacchetti dopo che uno dei miei genitori avrà tolto la cimice perché ho paura. Sapete cosa ho deciso? Ho deciso di portare giù alcuni pacchetti, visto che domani mattina dovrò portare giù tutti i vari regali per mia mamma, mio papà e mia sorella. Allora ho deciso di iniziare a portare giù questo, che è quello per Tokyo Kylie, dove ci sono, come vi ho fatto vedere ieri, gli stuzzichini naturali, il giochino e anche un pacchetto di vari... come si chiamano? Quelle strisce per pulire i denti, dentifricio. Però ho preso la Big... size, così ne avremo un sacco di scorta. Ho deciso di portare giù quel regalo. Cosa sta facendo Kylie? Sta mangiando l'erba. E poi ho deciso di portare giù, già che ci sono, anche il regalo da aprire stasera, così li metto sotto l'albero e l'albero inizia a diventare sempre più pieno di regali anche la vigilia. Ecco qui sotto l'albero aggiunti i due regalini. Bene bene, io non vedo l'ora comunque di mangiare quei biscotti, ve lo dico. È arrivato il momento dei calendari dell'avvento per l'ultima volta, perché domani, anche se faccio il vlog che è Natale, i calendari dell'avvento hanno 24 caselle, quindi è l'ultimo giorno in cui li apriamo insieme. Iniziamo da quello di NYX, come da tradizione. Dov'è il 24? Eccolo qua. Un ombretto. Vediamo se finiamo in bellezza. Si chiama Morocco e il colore... ta-na-na-na, ta-na-na-na. Bellissimo! Questo marrone opaco mi piace tantissimo perché è super freddo, infatti da lì sembra quasi grigio, in realtà è marrone. È bellissimo! Su Mad Beauty siamo arrivati al 12... body lotion, crema per il corpo Mad Beauty, appunto, e ha su un omino di zenzero. Dov'è? Eccolo qui, carino. E la cremina dentro è di un rosino chiaro chiaro, molto carina. E siamo arrivati anche alla fine di Lush. Vediamo qual è l'ultimo regalino. Sono molto emozionata per quello di Lush. Oh, che carino. No, bellissimo.
È a forma di orsacchiotto, guardate. È tutto bianco con questi profiletti, credo siano oro, sì, grigi oro. Mi piace tantissimo. E sa di? No, non ve lo so dire di cosa sa, però profuma anche. Ed è fatto dello stesso materiale delle Bath Bomb, quindi credo che anche questo lo sia. Ma è bellissimo, aiuto! Aggiungiamolo qui alle altre cose di Lush e prima o poi troverò il modo di utilizzarle. Dopo sistemerò i calendari dell'avvento che ormai sono finiti e volevo farvi vedere, visto che poi non farò più i vlog fino alla fine dell'anno, nel senso dopo il vlogmas di domani del 25 dicembre, poi non li farò più fino alla fine di quest'anno, di questo 2016. Quindi volevo farvi vedere come mi sono preparata al 2016 per quanto riguarda la programmazione, perché a me piace tantissimo essere organizzata. Come sapete, io ho questa agenda da settembre, ve l'ho fatta vedere nella hall back to school, anche se non vado a scuola, e vi avevo spiegato che io preferisco le agende che iniziano a settembre, perché abituata con la scuola mi sento più motivata a ricominciare da capo il nuovo anno a settembre, come si fa a scuola che si inizia tutti i settembri al plurale, vabbè. Comunque questa è l'agendina che ho già iniziato da settembre, quindi continuerò ad usare sempre questa perché c'è poi tutto l'anno del 2017, anzi forse arriva a settembre 2017, vediamo dove arriva. Arriva sì a luglio. Arriva fino a fine luglio, inizio agosto 2017, quindi poi a settembre dell'anno prossimo dovrò cambiarla, ma per tutto l'anno praticamente fino a quest'estate continuerò ad usare questa, non ne compro una nuova per gennaio. Mentre il calendario, sì, questo calendario qua l'avevo comprato lo stesso giorno nel negozietto di Brighton dove avevo preso l'agenda. Di Kath Kidson, della marca Kath Kidson, e l'avevo comprato perché mi ero detta: sicuramente se non lo compro me ne pentirò quando sarà fine dicembre. E in effetti sono felicissima di averlo comprato perché è abbinato con la mia agenda con cui mi trovo benissimo. Quindi di sicuro mi troverò bene anche con questo calendario. Lo apro così ve lo faccio vedere perché praticamente tra una settimana lo inizierò ad utilizzare. È fatto tutto in cartoncino, quindi non plastificato, è proprio carta ed è fatto benissimo. Vi faccio vedere solo gennaio perché non voglio spoilerarmi tutti gli altri mesi, però guardate che bello, i mesi sono qui sotto con le varie linguette ed è impostato così. Quindi ci sono tutti i giorni e c'è anche uno spazio per scrivere degli appunti e mi piace tantissimo, soprattutto per queste fantasie floreali che ci sono sullo sfondo. Mi mettono un sacco di allegria, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo perché mi sembra bellissimo e mi sarà anche molto utile e mi piacciono tantissimo le cose cartacee, lo sapete, che le adoro. Non ve lo ripeterò neanche più perché lo sapete. Diciamo la verità, oggi ho fatto alcune cose, ma non tutte quelle che dovevo fare, perché la mia camera è quasi più disordinata di stamattina, però vi giuro che stasera prima di andare a letto la sistemerò. Per ora no, non mi sento ispirata nel sistemare, ma so che devo, quindi lo farò, però non ora. Bene, siamo al buio. Dov'è la luce? Eccola. Adesso scendo perché sono le tipo quasi 8, le 7:30. E devo dare da mangiare Kylie, ma soprattutto prima o poi dovremo anche mangiare. Boh, non so dove sono finiti tutti. Io comunque più natalizia di così non posso. Ho anche messo la maglietta dentro i pantaloni per essere molto, non so, outfit super natalizio, un po' da bambini, sai quando mettevi dentro la maglietta nei pantaloni per sentire meno freddo? Sì, ecco. Cosa state facendo? Niente, una sorpresa. State imbottendo il panettone per domani? Perché noi tutti gli anni mangiamo come antipasto, tra gli altri, anche il panettone gastronomico, ovvero il panettone salato. E ogni piano del panettone ha un gusto diverso. A volte lo compriamo già fatto, altre volte lo compriamo vuoto, già tagliato, così noi lo possiamo riempire. Ed è quello che stanno facendo mia sorella e mio papà. Avete già fatto qualche piano? Sì.
Adesso questo qua è quello che avevo detto io. Tonno, maionese, olive. Mamma No, mia, no, no. Cleo, è E lo so, buonissimo. ma io domani lo tengo per domani. Ammazza, come fai? Qua c'è Come burro, vuoi? salmone, Philadelphia, Giusto? Poi lo caviale. stacco. E quello? Guacamole. Ma non è da mettere dentro. No, è troppo molle. Oh no, vi devo parlare assolutamente di questo succo. Ieri ho preso due succhi Tropicana e questo qui è buonissimo. Guardate, me lo sono già bevuta quasi tutto. Ed è al gusto multivitaminico, tutti i frutti praticamente. Succo di 12 frutti. È buonissimo. Provatelo. È proprio quel gusto tropicale classico, ma boh, io me ne sono innamorata. E poi c'è questo qua invece a tutti gli agrumi, però preferisco l'altro, ma anche questo è buonissimo. Ci stiamo preparando per giocare. Abbiamo mangiato velocemente cose a caso per cena. Qui ho messo in mostra i biscottini super natalizi su questo piatto e pian piano mentre ci giochiamo mangeremo. E qui abbiamo il regalo da aprire che anticiperà i regali di domani. Questo è il regalo della vigilia. È troppo bella questa confezione, non l'avevo distruggere. Grazie, l'ho fatta io. Non aspettarti una confezione del genere da me, mai. Vabbè. No, raga, ci vedo questo. Ta-da! Io adoro, adoro. Yeah! Ah, ci vediamo stasera? Sì! Dai! Bello, che amici! Non abbiamo mai giocato. Tu hai mai giocato, Mila? Dalla Io Gaia gioco sempre alla no. brita. Io non ci ho mai giocato, non Stupendo, vedo l'ora. è stupendo. Facciamo tutto. È arrivato anche il Pandoro, abbiamo letto tutte le istruzioni per giocare al meglio e adesso possiamo iniziare, è arrivato anche lo champagne, quindi siamo pronti. Yeah! Ho fatto la mia accusa formale e ora devo controllare se ho vinto. Vediamo. Vincere il torneo Tre Maghi dedicato a, come si chiama? Cluedo! Sì! Quindi è stato il colonnello Mustard a usare una pistola per uccidere nella sala da pranzo. Bene, bene. È arrivato il momento di hotel, stiamo giocando all'altro gioco in scatola. Vi faccio vedere il mio hotel, sono un po' la più sfigata del gioco in questo, cioè nell'altro ho vinto, in questo mi sa che perdo. Il mio è questo qui, invece mia sorella ne ha addirittura già Ho vinto due. un palazzo. E stiamo No, giocando a questo con i soldi, gli ingressi e tutto, e anche il Pandoro finito. E ci stiamo divertendo molto. Abbiamo finito di giocare e adesso assolutamente devo andare a dormire. So che non ho risposto alle domande, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscita a vedere bene i commenti. Ho visto più che altro i commenti al video del canale principale sui ricordi dei miei Natali passati. Però volevo ringraziarvi comunque per sia quei commenti sia ai commenti del vlogmas precedente. Scusate se non sono riuscita a rispondere, però domani riuscirò a rimediare visto che anche domani farò il vlogmas, quindi spero che anche il vlogmas di oggi vi sia piaciuto. La vigilia, vi do gli auguri della buona vigilia anche se per voi oggi è Natale, quindi vi auguro anche un buon Natale e ci vediamo domani con l'ultimo vlogmas. Mua! Buonanotte!